Vostro figlio è un demonio insaziabile che divora inesorabilmente tutto ciò che è buono e sano. E io? Già, come lui non c'è nessuno. Ma quel che è peggio è che fa abbassare i voti a chi gli è seduto vicino. Eccone la prova. Ehi, quello assomiglia a Bart. E dalla mappa tridimensionale vediamo un evidentissimo cono di ignoranza. Lo metta via, caspiterina. Non sfugga la realtà. Bart è affetto da un classico caso di incapacità di focalizzare l'attenzione. Vuol dire come il tenente Colombo. Beh, che ne so io. Il punto è che questo disturbo rende i ragazzi irrequieti e distratti. Ciao, Marge, sono io. Homer, il tuo boy. Cosa c'è? Devo andare? La prego, signor Simpson. Temo che dovrò espellere suo figlio, a meno che non siate disposti a provare un radicale non testato, potenzialmente pericoloso. Cioccolatino? No, è un nuovo farmaco chiamato Focusid. Non voglio riempire di farmaci il mio ometto. Certo, certo, lo dicono tutti. Ma poi vedono i risultati. Queste sono delle normali carie che scorrazzano all'impazzata. Ora darò loro un po' di Focusid. Stupefacente! È carinissima! Guardi qui! Diventano tuoi schiavi, eh? Sì, ma non si tratta di schiavitù, bensì di aiutare i ragazzi a concentrarsi. Riduciamo del 44% le intemperanze. E del 60% l'impudenza. Solo l'esercizio fisico costante fa di più. Come faremo a farle prendere a Bart? È tutta una questione di fiducia, però. Homer, avevamo deciso di parlargli di questa medicina. Medicina? Degli aiutanti speciali che ti renderanno un bravo bimbino. Ma io non voglio prendere farmaci. Sì, chi lo vuoi? Un sacco di persone celebri ne hanno fatto uso. Ben Johnson, Mickey Jagger, Marilyn, Elvis Presley. E infatti è morto. Sì, e io sono suo nonno. Papà, ammetto di avere qualche problemino, però i farmaci non risolvono brutto niente. Brutto bagarò. Come sta il mio ometto speciale? Ha un effetto collaterale da veleno. Non è veleno, è per spingerti a concentrarti. Va bene, ragazzi, chi vuole leggere i tromboni di Wordsworth? Lo faccio io. No, grazie, Mr. Spaccone. Sherry? Vagavo solitario come una nuvola che fluttua in alto su valli e colline. Accidenti, quei cani ci stanno dando dentro! Voglio vedere! Litigano per una cinghia! I cani sono stupefacenti. Bene, ragazzi, ora che tutti abbiamo visto i cani... Che c'è? Sei ancora al tuo posto? Bene, ho visti tanti di cani in vita mia. Questo non è proprio da me. Può essere il farmaco che agisce. Ho l'impulso di filare dritto e fare il bravo. Meno male che siete tornati. Bart è molto strano. Strano buffo o strano schizzoso? Vedrete. Bart, tesoro! Chiudete la porta! Forse vi chiederete perché quelle stampelle sono lì per bloccare il satellite che mi sta spiando! Ok. Riesci a leggere la tua agenda elettronica nello spazio? Anche la mia? Ehi, avevo inserito il nome di Lenny! Ora ce l'hanno loro! E chi sono loro esattamente? Chi? La serie A di baseball! Marge, temo che Bart sia impazzito. Oh, Babi, che t'è successo? Niente ancora, ma il momento è prossimo. Ora è meglio toglierti quelle otturazioni. Ehi, hai trovato le mie pinze appuntite? Un'altra cosa, oh, qualcosa che vi farà rimanere a bocca aperta. Oh. E del satellite Voyeur? Saremo in grado di localizzare la vostra posizione in qualsiasi punto del pianeta con l'approssimazione di 30 centimetri. Oh. Davvero? Dico davvero!
Non trovate che è fantastico? Avete detto che era preoccupato per i satelliti? E i loro raggi? Altri comportamenti strani? Non batto gli occhi, dice che battendoli ti becca. Avete detto che era preoccupato per i satelliti? E i loro raggi? Altri comportamenti strani? Non batto gli occhi, dice che battendoli ti becca. Che era preoccupato per i satelliti? E i loro raggi? Altri comportamenti strani? Non batto gli occhi, dice che battendoli ti beccano. A volte può succedere, la struttura di carbossile causa qualche problema. Dopo esserci fidati di lei. Credo che dovremmo interrompere il farmaco. Ehi, non si può interrompere il focus. Ma possiamo sostituirlo con un farmaco più leggero come il clorexanol e aggiungere un po' di fenalbutamine. Ma forse un po' di psicolobenzanolo. Sei un genio. No, non potete togliermi il focus. Mi serve ogni cellula del mio cervello per sconfiggere i nemici invisibili. So che vai matto per il focus, figliolo, ma col tempo ti affezionerai anche a questi tre piccoli amigos. No! Oh, qualcuno avrà mal di pancia, eh? Gli si è srotolato il cervello! Niente paura, abbiamo un rimedio per queste situazioni. Ehi, nella mia c'era solo aria! Che giornata! Prima la fontanella mi ha schizzato e adesso questo. Mio Dio, ne ha di fegato per affrontare quel tossico schizzatoide, ma... Papà, quel tossico è tuo figlio. Avanti, gridalo a tutti, vai, su! Ehi, mamma, grazie di essere venuta. Oh, grazie a te per aver fermato il carro. È finita la benzina. Oh. Senti, Bart. Fuori il rospo! Che ne dici di scendere dal carro armato? E smetterla con questa furia? Possiamo andare da Krusty Burger? Ok, certo. Prima però devo far saltare in aria una cosa. Oh, diabide, adesso spara. E vai, mitico, polverizza la scuola. No, fermo, pensa ai poveri bambini. La chiesa no, quella è la casa di nostro signore. Il negozio di cornici, mostro! Al cielo no, è da lì che nascono le nuvole. Un satellite, che facciamo ora? Che facciamo? Discoteche, case di riposo, Malibu, niente sugli incendi di satelliti. Proviamo allora con bella spruzzata d'acqua. Questa è la fine delle tue pazziate, scugnizzo malamente. Sei in arresto per astrovandalismo. E guai a te se era quello che trasmetteva i film porno. Serie A di baseball? Te l'avevo detto che stavano monitorando le mie azioni. Ha ragione. Questo coso ha informazioni su tutti. Indirizzi, conti correnti. Di che misura porti il berretto? Sorveglianza resa inabile. Chiusura ricerca di mercato. Mega sfiga. Salve, gente. Sono Mark Maguire. Ehi, Mac in persona. Chi l'avrebbe detto? Bart aveva ragione. Vi stiamo spiando a 360 gradi. Ma perché, signor Maguire? Volete sapere la terrificante verità? O volete vedere qualche mia battuta galattica? Battuta! Oh! Preso! Ah, è bello riaverti, Babi. E in più hai evidenziato la sconcertante impreparazione dell'esercito. Oh, Bart, mi dispiace averti ridotto in quello stato psicotropico. Almeno mi sono visto un sacco di bei colori. E Mark Maguire ti ha regalato una mazza autografata. Perché lo zero è fatto di vetro? E che importa? Lui sì che le spara lontano, scusa. Beh, io non darò più farmaci pericolosi al mio ometto speciale. D'ora in poi solo aria pulita, molti abbracci e la buona valeriana della nonna. Tu sa già, mami, per essere presente mi prendo un calmante. Io sono Bart Simpson, yeah!